Ogos, ma cosa fai? Ogos, ma cosa fai cosa? Sono stato assalito da un botolo di una bestiaccia tremenda. Ma siccome abbiamo un regista che viene dalla Tanzania, guarda che non sei inquadrato, mi devi abbassare. Chi non è inquadrato? Non sono inquadrato, io mi inquadro. Attenti, no, si inquadra come? Quel regista lì è un porto d'acqua. Niente, è stato raccomandato da un ministro della Tanzania. Mi rilasso un attimo. Sta a sentire, sono stato legato da una bestia incredibile. No. Mi sembra. Ivan, può essere. Ah, ho capito com'era, descrivimelo com'era. Ma era. Sì. Era terribile. Sì. Cioè, sì. Assomigliava molto sì. a un. Dov'è? È lì. Ah! Beh, aiuto, scusate ragazzi, io devo andare perché ho un impegno, salve, buonanotte, arrivederci, tante cose, salve amici, scusate, ma io ho un impegno, mamma! Ciao, Ivan! Ivan, lascia la corda, Ivan, lascia la cordicina, dammi corda che devo presentare il programma. Chi è Enrico Valenti? Aia, però, cioè, diciamo che c'è gente che dice che sono un artista, io mi reputo un artigiano dello spettacolo, ho cominciato a questo punto direi 48 anni fa a interessarmi di questo tipo di materia, e cioè dell'animazione, dei pupazzi, del teatro, inizialmente con la fotografia. Ho un carattere tutto mio, che è tipico insomma di chi frequenta questo mondo, e però non sono propriamente io colui che deve dire chi sono, perché sono poi gli altri che mi percepiscono in un modo o in un altro. Dire che sono la persona, non so, diciamo che sono una persona creativa, ecco, una persona con una certa personalità, un certo temperamento, che oggi forse si sente un po' un pesce fuor d'acqua nel clima che stiamo vivendo, al di là della questione Covid, e che comunque non smette di interessarsi della cultura, della letteratura, dello spettacolo, e che rimpiange un po' certi periodi, non tanto per la questione del successo più o meno, che devo dire siamo stati fortunati, ma proprio per quell'atmosfera che oggi non c'è più, quel modo di fare spettacolo che non c'è più, ecco, diciamo così. Ci sono tanti personaggi che rappresento, ma in realtà poi siete stati i primi a introdurre i personaggi pupazzi come protagonisti, dopo i Muppets, che sicuramente hanno fatto un po' la storia perché hanno iniziato il 54, però voi avete dato un risalto maggiore a questi personaggi, non è stato facile? Beh, devo dire che è stato un complesso di circostanze anche molto fortunate. Per quanto riguarda i Muppets, che noi riconosciamo come i maestri indiscussi di quest'arte, di questo modo, di questa tecnica che noi utilizziamo, che è dal sotto come i burattini, loro sono arrivati in Italia forse anche qualche anno dopo di quando noi abbiamo iniziato, cioè noi li abbiamo con noi come gruppo 80, li abbiamo conosciuti con il Muppet Show, quando in realtà loro avevano già fatto trasmissioni di successo come Sesame Street e godevano di una capacità di fondi anche produttivi che noi ci sognavamo e ci siamo sognati. Prima di noi in Italia, in particolare a Milano, presso la RAI, c'è stata una grandissima tradizione di teatro d'animazione per ragazzi, però legata a quello che era il teatro su nero, che rappresenta un po' le nostre radici. Quando si parla di teatro su nero, in Italia, si parla di Topo Gigio, che poi in realtà erano varie realtà di compagnie che si occupavano di pupazzi a quel tempo con questa tecnica. Teatro su nero significa ovviamente che tutti sono vestiti di nero, Gigio lo conoscono più o meno tutti, a Praga c'era il teatro su nero, a Milano poi c'era il teatro su nero, la compagnia Teatro del Burattino, dove io ho cominciato, ho conosciuto Kitty, l'altra metà del gruppo 80, e l'abbiamo fondato, e poi in Giappone c'è questa tradizione ormai secolare di Bunraku, che è una forma di teatro su nero molto ieratica, molto tradizionale. Noi abbiamo reinventato un genere per quello che riguarda l'Italia, perché abbiamo
cominciato a Teleradio Reporter con il Teatro su Nero, e lì abbiamo conosciuto Marco Columbro, che abbiamo poi portato con noi ancora col Teatro su Nero in Fininvest. Allora era Fininvest, a Canale 5 nel 1981, dove abbiamo fatto l'operazione 5 con Augusto Martelli. Poi per esigenze produttive, perché il Teatro su Nero è impegnativo, il modo di ripresa televisiva, poi ne aveva un pupazzo più grosso, per poter interloquire meglio con Martelli, a dispetto di Topo Gigio, che invece era molto piccolo. Siamo stati costretti a fare prima Five dal sotto, ma non era la stessa cosa. E poi quando Canale 5 ha ritenuto di volgere la sua attività e la sua emittenza agli adulti, si è verificata l'opportunità di creare una rete dedicata ai ragazzi, Italia 1. A quel punto ci è stato chiesto di fare una mascotte come fai per Canale 5 e per Italia 1. Ed è nato lui, Juan. Ai tempi non era come oggi, che ci si riunisce una settimana, si parla, pronti via. Cioè, nel giro di pochi giorni abbiamo, ma con il pelo che avevamo in casa, abbiamo fatto questo personaggio. E non c'è stato praticamente il tempo di fare delle verifiche, così avevamo detto, così è, le volete giallo, marrone, e niente, l'hanno preso così com'era. C'è stato un po' di parapiglia all'inizio a Roma, perché era un po' l'inizio per tutti in questo settore, e la cosa è stata, diciamo, fortunata. Molto è dato dovuto anche al fatto che c'era Bonolis, che è un animale da palco, e poi dopo qualche difficoltà nella scelta della voce abbiamo trovato fortunosamente Giancarlo Muratori, che si è immediatamente calato nella parte ed era la controparte fisica, era veramente l'anima di Juan. Cioè, noi facevamo l'animazione, lui era l'anima. Quindi la cosa è andata in questi termini qui. C'è qualche caratteristica dei vari personaggi? Perché diciamo, alla fine sono personaggi, certo, hanno una propria vita, che vi rispecchiano? Le avete portati dietro? Sì, sì, direi di sì, direi di sì. Ecco, ad esempio, Five è sicuramente una mix fra il temperamento di Marco Columbro, perché ovviamente gli attori che danno poi la voce, a differenza dei Muppets, che gli animatori sono anche i doppiatori del personaggio, in Italia la tradizione vuole che ci siano gli animatori che lo muovano e i doppiatori che gli danno la voce. Chi gli dà la voce deve necessariamente avere qualche cosa del personaggio. Five mi è nel cuore perché anche c'è molto di me dentro. Ad esempio, io so fare la voce di Five, non bene come Marco, ma ciao Fiveastri, come va? Cioè, lo sento mio. Infatti, quando ha smesso di lavorare, Five per me è stato un po' un dolore. Juan era proprio la controparte fisica di Giancarlo Muratori. Poi Giancarlo è mancato ed è subentrato Ubaldi. Ubaldi, diciamo che ha preso il posto di Giancarlo, ma Pietro Ubaldi è l'anima di Four, che è invece il suo personaggio, perché proprio anche fisicamente Ubaldi lo richiama, orsacchiottone, grosso, bonaccione, capito? Invece Marco era una persona nervosissima e quindi acido come Five. E Juan invece è un discolo, come un po' malizioso, come era Giancarlo Muratori. Quindi, come si dice, cane e padrone. Tra i vari personaggi che avete fatto, c'è rimasto qualcuno nel cassetto, in realtà, che poi doveva entrare, ma poi alla fine non è più entrato? Molti, perché mentre all'inizio Five e Juan sono stati degli exploit, e quindi non c'è stato il tempo di progettarli, di rivederli, già con Four si è fatto qualche riunione di più. Poi dopo è nato Ambrogio alla fine, ma per arrivare ad Ambrogio sono stati fatti tanti personaggi, e quindi molti dei personaggi che noi abbiamo inventato, creato, sono poi rimasti, o hanno avuto il ruolo di comparsa ma delle meteore, o se no sono rimasti proprio nelle scatole di cartone, e adesso alcuni di loro si vedono al Museo dei Burattini di Parma. Ormai non si parla più di televisione, ci sta la rete, i blogger, YouTube, Twitch, però già da
un certo momento i personaggi sono andati a scomparire, questi personaggi. Cioè, che cosa è stato fatto di errore e che cosa poi non è cambiato o è cambiato? Beh, sono cambiate tante cose. Gli errori, vai a saperlo. Cioè, io reputo di avere, io e il mio gruppo, abbiamo sempre lavorato in modo appassionato e coscienzioso, dando il massimo dal punto di vista della professionalità, perché abbiamo costruito, animato e scritto tante telepromozioni, scritto parecchi sketch e anche degli speciali. Quello che è cambiato in realtà non è tanto qualcosa che riguarda la nostra professionalità, ma una questione legata proprio alle politiche dell'azienda, politiche editoriali intendo, per cui la divisione che c'era fra quelle che erano le emittenti è andata sfumandosi e poi si sono creati ovviamente degli attriti, come sempre succede in questo ambiente, fra le varie divisioni, la divisione commerciale, la divisione editoriale e in particolare anche una certa ruggine fra quella che era la nostra redazione, la capo editoriale del nostro settore, e invece la parte editoriale che mirava più a un pubblico più adulto, per intenderci Alessandra Valeri Manera e Antonio Ricci, e altre produttrici esecutive che spingevano ora l'uno ora l'altro dei vari programmi. Noi ci siamo trovati in mezzo a questa, diciamo, lotta delle investiture, perché questo avveniva poi anche quando Silvio Berlusconi si è allontanato dal timone della nave, per questioni che tutti conosciamo, questioni legate alla politica, per intenderci. Per cui, lasciando il timone, quelli che erano nella cerchia del potere, diciamo così, si sono sentiti legittimati a occupare tutti gli spazi e noi siamo stati, come dire, sacrificati in questo senso. Poi c'è stata questa scelta, dal mio punto di vista discutibile, di allargare il parterre del programma a più attori, a volere rendere complicata la cosa. Poi Giancarlo è mancato e Paolo non si trovava più nel team, senza che ci fossero litigi, ok, però non c'era quell'atmosfera dei primi 6-7 anni, ecco. E come si sa, le cose poi sono destinate anche a cambiare. Certo, non ci ha aiutato il fatto che Pietro dovesse fare il doppio lavoro e poi c'era un accumulo di telepromozioni che ha reso obbligatorio il fatto di inventarsi anche altri personaggi che hanno avuto comunque un certo successo. Parliamo di Vitamina, l'uccello dal becco giallo, poi ci sono stati i Frittelle Micmac su Italia 7, insomma, poi abbiamo fatto Cirillo per lanciare con la De Agostini le sigle della Cristina D'Avena, insomma abbiamo fatto tanto tanto lavoro. Questo però non ha favorito il fatto di creare una serie di programmi seriamente educativi, delle fiabe, tant'è vero che la produzione autonoma, i libri in TV, l'abbiamo realizzata noi, poi con la Dami Editori in modo autonomo, l'abbiamo venduta in Europa, ma non ci è stato dato quel supporto che dal mio punto di vista sarebbe stato fondamentale ci fornisse Mediaset, che adesso, dal mio punto di vista ancora, diciamo che è venuta meno proprio a quella che era la mission iniziale. Cioè i programmi televisivi, come hai detto tu, adesso sono intervenute anche altre tecnologie o piattaforme, che dir si voglia, hanno dato il colpo di grazia finale alla televisione, che oggi è un salotto di noia pura e semplice, dal mio punto di vista ancora. Porti in giro, in realtà in questo periodo non si porta in giro nessuno, perché siamo fermi completamente, però quando lo portavi in giro fino a poco tempo fa, le facce dei bambini e degli adulti, qual era la sensazione che ti trovavi davanti? Beh, i bambini erano portati dai genitori che erano ex bambini,
Io all'inizio, perché è stata un po' una cosa inaspettata, perché io avevo chiuso questo capitolo della mia vita anni fa. Sono entrato in Rai a lavorare nel settore della scenografia e per me questo era un capitolo chiuso. Sì, lo ricordavo con affetto, però poi io e Kitty ci siamo divisi, lei ha preso altre strade. E poi il figlio di Kitty, che era ragazzo ai tempi, ha insistito che è un po' nerd e quindi ha la passione di Facebook, dei videogiochi, eccetera, ha insistito moltissimo perché io aprissi questa pagina Facebook del gruppo 80, perché abbiamo un certo archivio tra fotografie e video. E senza crederci troppo l'ho fatto. E devo dire che all'inizio ero perplesso. E poi piano piano questa cosa mi ha preso e quindi ho superato quel gap generazionale, dicevo no, non sono capace, così. E poi in qualche modo mi sono anche appassionato, ma mi sono appassionato in relazione al fatto che tutti gli ex bambini del nostro pubblico non mi ero reso conto fossero diventati poi adulti e assolutamente in modo sorprendente avevano questa nostalgia che io neanche immaginavo, perché quando noi lavoravamo per noi era la quotidianità, era lavoro, e invece abbiamo lasciato un segno fortissimo nelle generazioni quelle lì. E quindi quando appunto andavo in giro nei comics o come adesso noi stiamo facendo via Skype, lo facevo dal vivo, ad esempio a Parma presso il Museo dei Burattini o in altri contesti, e mi sono trovato anche a provare un certo moto di commozione, perché non mi aspettavo questa ondata di riconoscenza, questa ammirazione anche forse immeritata, non lo so. Fatto sta che è stata una bella sorpresa, ecco. Mi spiace che adesso le cose vanno così, perché a brevissimo io vado in pensione e mi ero già organizzato, perché ho già fatto anche dei workshop, mi ero organizzato presso la mia casa di campagna, la mia residenza, per fare questi corsi aperti a un gruppo limitato di persone, però a cadenza regolare, per insegnare a costruire, per insegnare a muovere, perché non andasse perduta quella nostra, diciamo così, eredità. Ora, speriamo che le cose vadano meglio e si risolvano. Non credo a breve. O io sono di quei bambini che guardavano. Immagino. Sì, io sono cresciuto con Super Gulp e con Bim Bum Bam. Quindi sì. Per curiosità, di che anno sei? 1969. Oh, per bacco. Allora, sei mio ragazzino, devo dire. Sì, quindi, sì. Quindi ti sei goduto proprio tutta la stagione. Cioè, sì, sì. Bene. Si aspettava Bim Bum Bam. Lo so. Infatti, per vedere... ma trovo a volte veramente... Cioè, c'è proprio il pubblico più disparato. C'è gente che si presenta metallara. C'è l'ingegnere, c'è il fotografo di grido, c'è il pilota d'aereo, il prete, cioè, capito? Cose che non avevo immaginato, cioè, tutti hanno questa... E poi la cosa bella è che oggi, se vedi su Facebook, insomma, spesso ci sono anche delle risse verbali, no? Ecco, di fronte a questo, tutto scompare, non so come dire, è un elemento di unità, non so, di pacificazione, ecco. Perché tutti ne hanno un ricordo... forte e positivo. Guarda, ciao Bonini, mi raccomando, fate i bravi e state in buona salute, vero? Ciao.